Anticipazioni L'Isola dei Famosi 2018, la verità shock di Avenger in diretta. L'Isola dei Famosi 2018 anticipazioni, ecco le ultime dichiarazioni di Avenger. Emergono nuovi particolari sullo scandalo droga all'Isola dei Famosi 2018 che continua ad occupare grandi spazi nelle trasmissioni televisive di Canale 5. Questo pomeriggio nel corso della diretta di Domenica Live con Barbara D'Urso in onda come sempre dalle 14 abbiamo visto che si è tornato a parlare di questa clamorosa polemica, che ha avuto come protagonisti Avenger e Francesco Monte. Ebbene nel corso della diretta di oggi sono stati ospiti in studio Avenger e anche il marito Caroletti. La verità di Avenger dopo l'Isola dei Famosi 2018. E proprio il Mario di Avenger ha provato a raccontare la verità dei fatti su quello che è successo in queste ore all'Isola dei Famosi 2018, affermando che ben presto emergeranno dei nuovi dettagli su questa triste vicenda, che sta avendo dei risvolti a dir poco clamorosi. Avenger, infatti, ha rivelato da quando è tornata in Italia ha dovuto assumere una scorta per proteggersi, temendo che qualcuno potesse farle del male. Il marito dell'Avenger, inoltre, ha fatto sapere che sua moglie è stata fortemente voluta nel cast dell'Isola dei Famosi da parte di Mediaset ma non da parte della produzione Magnolia, che produce il reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Polemiche contro Francesco Monte a Domenica Live di oggi. E poi ancora nel corso della diretta di oggi di Domenica Live con Barbara D'Urso è venuto fuori che Avenger starebbe pensando addirittura di procedere con una denuncia nei confronti di Francesco Monte dopo tutta la bufera scoppiata in queste ultime settimane. Intanto in studio in moltissimi si sono chiesti quale sia la posizione di Monte in tutta questa vicenda e si chiedevano soprattutto se l'ex tronista di Uomini e Donne avesse presentato una denuncia penale nei confronti della sua accusatrice. Insomma una situazione, che al momento sembra essere ancora molto ingarbugliata anche se Francesco Monte ieri pomeriggio ha rivelato la sua verità per la prima volta in televisione durante l'ospitata a Verissimo con Silvia Toffanin. Anche in questo caso, alcuni degli opinionisti di Domenica Live hanno criticato Monte, visto che sui social aveva fatto sapere di non voler rilasciare interviste e quindi di non voler partecipare a dibattiti televisivi, ma alla fine ha ceduto all'intervista con Silvia Toffanin e pare che anche Barbara D'Urso gli abbia concesso uno spazio in trasmissione per dire la sua verità.